sono metodi che si porteranno per tutta la vita e sicuramente li trasmetteranno ai propri figli. È tutta disciplina, pulizia della persona, decoro di visa e tanta buona volontà da parte di questi bambini che sono fantastici. Noi facciamo un sacco di controlli, io personalmente ci tengo tanto alla pagella, alla pulizia della persona, controllo le unghie sporche, le orecchie sporche, al decoro di visa. E se qualcuno lo trovo con qualche cosa che non va, sarà punito con la solita multa che ammonta da 1 euro a 5 euro. I ragazzi sono molto intelligenti e accolgono sempre con entusiasmo le mie regole. Prima giocavo al teramo, e giocavo sempre in difensore centrale. All'inizio mi sono iscritto e ci hanno fatto fare un provino. Io ero molto eccitato e poi ho giocato nella mia prima squadra. Ho cambiato due squadre e ora sono nella seconda ed è molto bello, con dei compagni bravissimi e dei mister stupendi. E sono molto contento. I miei amici mi hanno subito accolto molto bene. Non ho dovuto fare fatica per fare amicizia con loro e sono molto contento di stare in questa squadra. Ho imparato che si deve saper perdere, perché ci sono anche le sconfitte. È molto importante tenere una prestazione buona e giocare con spensieratezza e felicità. Loro mi hanno chiamato per fare un provino due volte e dopo la seconda volta, verso fine agosto, mi hanno chiamato. Ho scelto il calcio perché è uno sport dove non si molla mai e dove devo imparare anche a vincere e a perdere. Da grande voglio fare il calciatore e vincere tutto quello che è possibile. Da grande vorrei fare il calciatore, anche se so che non è molto facile. Perlomeno all'inizio al Pescara.